mendicante di pane per i figli di Dio. Il suo cuore è la casa, un abbraccio d'amore, apre strade di vita, giorno e notte vivrà la passione infinita di donare Gesù. Bene, iniziamo questo semplice omaggio ad un figlio illustre di questa città di Messina, oltre che essere sacerdote canonico della nostra arcidiocesi, è un figlio di questa città, che dà lustro anche alla nostra città in tutto il mondo, dove i rogazionisti e le suore figlie del Divino Zelo nei 5 continenti del mondo sono presenti e quindi è conosciuto da migliaia, milioni di persone, e per noi è anche una gioia e una gratitudine verso questo santo che proprio in questo luogo ha operato per il bene di tanti poveri, degli abitanti di Avignone, questo quartiere miserissimo della città. Quindi vogliamo rendere omaggio a lui per quello che ha fatto per la città di Messina, per la Chiesa di Messina, e perché adesso da lassù nei cieli possa pregare per noi, e ci affidiamo a Lui. E affidandoci a Lui ci affidiamo a Dio che è Padre, che viene incontro alle nostre necessità, e quindi vogliamo pregare insieme a Lui. O Santa Annibale Maria, che nel tuo desiderio di unirti e di uniformarti a Cristo sei penetrato nelle profondità dell'amore del suo cuore ed hai fatto tue le vibrazioni più profonde della sua ansia di salvezza, espressa nel suo rogate. Intercedi presso il cuore di Cristo perché dal suo costato aperto continui a scaturire il dono di innumerevoli e sante vocazioni sacerdotali e religiose per la Chiesa, per le tue congregazioni religiose, per la tua diocesi e città di Messina. Concedi anche a noi il tuo spirito di obbedienza a rogate ed il tuo spirito di fede nell'efficacia della preghiera, perché non ci stanchiamo mai di pregare per i buoni operai, di propagare questa preghiera, di essere con la testimonianza della vita i primi buoni operai. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. E adesso una preghiera a Sant'Annibale per la nostra città, per questa città che risorge sempre di più. Abbiamo con noi anche il sindaco e siamo veramente gioiosi della sua presenza, perché sicuramente Sant'Annibale, che ha fatto tanto per la città, ecco, possa essere un modello ancora oggi di carità, di solidarietà verso le persone più indigenti della nostra città, per quelli che vivono da barboni, e che diamo una mano d'aiuto tutti i giorni come basilica e santuario. Ma vogliamo pregare anche per tutti i cittadini, una grande città Messina, e la vogliamo affidare perché Sant'Annibale possa intercedere per tutti, perché ognuno faccia il suo nella città, ognuno deve prendersi la propria responsabilità, altrimenti deleghiamo agli altri, ma in prima persona siamo quelli che dobbiamo sempre voler bene, amare la nostra città. E io adesso passo un momentino anche la parola, due paroline al sindaco e poi diamo la benedizione. Le paroline le ha appena dette
tu, padre Mario, perché credo che l'amore che dobbiamo avere nei confronti della nostra società deve essere pari a quello che abbiamo ai nostri cari. Quindi sotto questo punto di vista mi auguro davvero che l'esempio di padre Annibale possa essere sempre più di sprono a migliorarci, perché se non lo facciamo tutti insieme non potremmo mai raggiungere i risultati che ha raggiunto padre Annibale. Quindi grazie. Grazie al nostro sindaco per essere anche qui, e affidiamo tutta l'amministrazione, i vari assessori, tutti coloro che lavorano nel comune per il bene di questa città. Mai lamentarsi, ma ognuno faccia il suo. Noi cittadini è importante che facciamo la nostra, il nostro ruolo anche che svolgiamo, non nella critica ma nel prenderci cura della nostra città. Adesso concludiamo con la preghiera. O Dio, speranza degli umili, rifugio dei poveri e padre degli orfani, che hai voluto scegliere Sant'Annibale Maria, sacerdote, come insigne apostolo della preghiera per le vocazioni, per sua intercessione, manda nella tua messe degni operai del Vangelo e fa che, mossi dal suo stesso spirito di carità, cresciamo nell'amore verso te e verso il prossimo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Per intercessione di Sant'Annibale Maria di Francia, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace e viva Sant'Annibale. Viva Sant'Annibale. Ora è padre di una immensa famiglia. Io poi avevo la TM che fa 4 anni. Nella storia di oggi siamo